Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Partecipereste a manifestazioni per la pace, voi della Lega? Allora, guardi, se bastasse manifestare in piazza per ottenere un cessate al fuoco definitivo, ci saremmo anche di notte. Però purtroppo credo che la situazione sia molto più complessa. E devo dar ragione sicuramente alla senatrice Valente quando dice la diplomazia, specialmente quella occidentale, è stata molto molto latitante, ma non ad adesso, negli ultimi anni, perché purtroppo le problematiche che oggi coinvolgono sia l'Ucraina che la Russia hanno delle radici di diversi anni fa. Quindi se la diplomazia fosse intervenuta in maniera efficace, molto probabilmente oggi non ci sarebbe questo disastro umanitario, perché nel 2022 vedere scene di questo genere chiaramente sono particolarmente, diciamo, forti, e non le vorremmo certo vedere. Quindi la posizione è, se servisse, andare, ma dubito, di fronte alle bombe, che qualche bandiera sventolata per la pace ottenga qualche cosa. Poi, per quanto riguarda Erdogan, ben vengano iniziative. Certo, una considerazione fanno tutti: fino a un anno fa Erdogan era il dittatore, anzi il dittatorello, se non erro, questo era l'aggettivo. Adesso invece è il paladino della pace, ma ben venga, per carità, lo riabilitiamo, diciamo, dalle vecchie pregiudizi e considerazioni, per carità. Però, ripeto, la diplomazia deve fare assolutamente la sua parte. Se non ci riesce, il fallimento è anche nostro. Cioè, sì. Cerchiamo veramente di fare qualche cosa di più, e penso che con questa ritorsione, chiamiamola ritorsione russa, purtroppo che è avvenuta ieri, sta dando un criterio di, come si può dire, di escalation che non vorremmo diciamo vedere nei prossimi giorni. Quindi a maggior ragione la diplomazia si deve muovere. Anche qui da Bruxelles purtroppo vedo che tutti parlano, però di fatti concreti verso una negoziazione non le vedo. Ecco, a proposito